Assessore Valmaggia, 24 milioni di euro per la neve, 15 milioni di euro stanziati per le stazioni minori, è una cifra importante soprattutto per il Cuneese che forse negli anni precedenti era stato un po' tra virgolette dimenticato. Sì, sono molti anni che il nostro territorio non ha avuto questa risorsa, è un impegno importante, non tutto è sul Cuneese perché ci sono altre realtà anche del Piemonte, però sicuramente sono importi significativi. Questa buona notizia che si è concretizzata negli ultimi consigli regionali, quindi adesso abbiamo la certezza del cespite nel bilancio di queste risorse, dovrà essere gestita bene insieme anche con investimenti puntuali fatti bene a sostegno di tutto il sistema. In più questa neve che arriva e l'apertura precoce della stagione fa ben sperare anche per questa stagione invernale, per cui diciamo gli aspetti complessivi sono positivi, dobbiamo solo continuare a dare concretezza con questi investimenti a queste risorse che abbiamo stanziato. Nello studio che Cuno Neve ha commissionato sono emerse tre linee di intervento. La prima è quella legata alle attività di tipo ordinario, quindi sono le manutenzioni e le revisioni. Queste non sono state incluse nel finanziamento della regione perché vengono allocate su una misura specifica che era legge 2 del 2009 che prevede proprio degli interventi in quest'ambito qua. Le altre due linee sono, una è quella legata agli impianti di innevamento e questo serve per, noi la definiamo per la stabilizzazione dei flussi turistici, perché chiaramente poter disporre di impianti di innevamento programmato garantisce, anche se non c'è l'innevamento naturale, alle condizioni di freddo necessarie ovviamente, ci devono essere delle finestre tali che consentono di poter fare la programmazione dell'innevamento e quindi di garantire alla stazione di poter aprire e al turista la certezza di avere l'apertura d'inizio stagione. La terza linea di intervento invece è più infrastrutturale, cioè è quella di sostituzione di impianti esistenti, quindi non nuovi impianti ma sostituzione di impianti esistenti per chiaramente potenziare l'offerta turistica. Che il rapporto con la provincia di Cuneo è un rapporto che va avanti da anni, un rapporto importante. La provincia di Cuneo attraverso gli sci club che lavorano sul territorio dà al comitato regionale tanti atleti, dà anche alla Fisi nazionale parecchi allenatori, quindi direi che per noi, per la Fisi e per il comitato regionale, la provincia di Cuneo è un bacino di utenza e di lavoro eccellente. In più quest'anno Cuneo Neve come parte dell'associazione di categoria ARPIET, che è l'associazione degli impiantisti a fune associata all'Unione Industriali di Torino, indirettamente ma tramite ARPIET diventa sponsor del comitato, perché ARPIET sarà per la prossima stagione il main sponsor del comitato Alpi Occidentali.